I viaggiatori scendono velocemente per raggiungere parenti, amici, tassisti, metropolitane. Lui si rifugia sotto il tabellone delle partenze e degli arrivi. Deve decidere dove andare. Non sa dove sia la montagna. Di certo più a nord. Ma a nord dove? I viaggiatori salgono e scendono dalle scale mobili. Lui segue la nuca di un giovane che parla la sua lingua, ma lo fa soltanto per avere un frammento. Qualcosa da cui ripartire. La biglietteria automatica è vuota. Lui inserisce la parola montagna alla voce stazione di arrivo. Non sa cosa scegliere. Poi attende in fila alla biglietteria centrale. Chiede al ferroviere un biglietto per un posto di montagna. Il ferroviere incredulo domanda: quale montagna? E lui ripete: una montagna. Non importa quale, basta che sia una montagna. Pensiamo che sia importante continuare a ragionare sul tema del lavoro, perché il lavoro è un elemento quotidiano, perché a lavoro Torino, nonostante anche i bruttini le pagliette che ci sono state nel periodo olimpico, continua a essere un momento importante. Credo che tutto sommato, consapevolmente o inconsapevolmente, i 2/3 dei torinesi siano figli, nipoti o abbiano parenti operai, quindi continuano a essere legati a questo mondo, continuano a essere legati al mondo del lavoro che poi si è trasformato, è diventato quello dei call center, è diventato quello di altri tipi di sfruttamento. E riteniamo, al di là del discorso militante, come diceva, non voglio fare un proclama politico, ma il discorso militante che diceva Manfredo, che quantomeno questo mondo vada analizzato, e penso che attraverso i documentari, che sono una forse ancora delle forme cinematografiche più libere, un po' più fuori dagli schemi, che faticosamente riescono a restare fuori da certi schemi anche di multinazionali e via dicendo, il mondo del documentario possa documentare appunto in modo il più possibile obiettivo questo mondo del lavoro attuale. Grazie per la presenza, per stare qui ad ascoltarci. Buonasera. Sì, due parole sul lavoro oggi in Italia, sono un po' poche chiaramente. Anche a persone propagandate. Rispetto a come l'informazione considera i temi del lavoro, purtroppo abbiamo fatto dei passi indietro, ma parecchi, da un paio di secoli, nel senso che noi parliamo del lavoro solamente quando ci stanno gli scioperi,
quando stanno i morti, quando stanno i feriti, quando succede qualcosa, insomma. E io non ho lavorato per alcuni anni, ho fatto interviste con diversi tipi di persone che lavoravano in ambienti molto diversi in giro per l'Italia. Quando ho seguito un po' la vicenda dei lavoratori della Piaggio di Pontedera, per esempio, una cosa che mi colpiva molto era la differenza che nel triangolo industriale a Piaggio di Pontedera c'erano ugualmente tanti lavoratori, ma erano quasi tutti lavoratori che spesso si definivano, questo non soltanto lì, ma in altri posti in Italia, metà mezzadri, cioè gente che non era immigrata, non era arrivata lì, ma viveva lì da generazioni, e che proprio per questo veniva sfruttata, se possibile, il doppio rispetto ad altri operai lavoratori in giro per l'Italia, perché loro si vantavano di prendere lo stipendio e di metterlo pari pari in banca. A me questo piacerebbe che una società intelligente raccontasse, cioè che cos'è il lavoro, non che cos'è il morto sul lavoro, che è un problema, non è che penso che non sia un problema, perché lo è, che è un grande problema. Però se noi non capiamo prima come l'operaio lavora, poi non capiamo neanche perché è morto. In biografia di una città di Santo Portelli, forse lo conoscerai, insomma, che racconta un pezzo di storia importante delle fabbriche ternarie, in particolare di quella che poi oggi è diventata la ThyssenKrupp, cioè, insomma, è stata svenduta un po' di anni fa. Regalata, sì, ovviamente. E questa doveva essere una cordata italiana, no? Se questo deve andare all'Italia, se è stata una cordata italiana, perché l'acciaio è in mano alle grandi famiglie, in Italia quindi queste famiglie dell'acciaio, poi insomma piano piano è arrivata al gruppo, che sei in gruppo, e uno che era un cavaliere anche lui, insomma la squadra di calcio anche lui, insomma, si chiama che era ancora Carini, adesso so qua che lo devo immondizia, insomma. Però si può consolare i ternani, continua a chiamarla Terni, non disse gruppo. Ah, no, vabbè. Ho capito, però ormai gli internati sono prevenzionati da 50 anni, 48 anni, insomma. E su consolare, insomma, la Ternana c'è la tifoseria di sinistra. Ma insomma, vabbè. E, diciamo, che cosa vivevano questi operai? Mi diceva uno di loro, cioè noi andavamo a vedere gli operai quando uscivano dalla fabbrica, così come si vedeva il passaggio del Giro d'Italia. Almeno lì c'era un'etica, che è una cosa ugualmente sbagliata, che può anche quello distrarre, insomma. Però almeno erano operai vivi, insomma, che uscivano fuori, erano persone con nome e cognome. E il fatto che noi continuiamo a vedere sempre l'eccezione, anche se questa eccezione è tragica, e l'Italia vive una situazione spaventosa rispetto anche al resto d'Europa, ovviamente, noi dobbiamo capire come vive un operaio. E poi capiamo anche perché c'è muore il fatto. We'll be right back.